Bentornati ragazzi in questo nuovo video, io sono Andrea Sele e oggi siamo in questo nuovo video per far vedere come scaricare come saltare la coda su GeForce Now. Lo so che non siamo arrivati a 5 like, ma non ci ho sbatti, quindi detto che vi voglio bene. Ditemi intanto che canzone stavo cantando, fatta dov'è. Comunque, dato che vi voglio bene, ragazzi, voglio fare questo video anche se non siamo arrivati a 25 like nello scorso video, perché vi voglio bene. Ma per punizione siamo a 35 like, dato che non siamo arrivati a 25 nello scorso. Ok. Quindi voi, ragazzi, dovrete... prima di tutto, non è sempre quei metodi di merda che te vai qua nelle impostazioni. Metti un altro server e poi con gli altri server fa tutto schifo e laghi anche se salti la coda. No, è un altro metodo che non laghi per niente. Tipo, a me non lag, poi non so, voi, dipende dalla vostra connessione. Comunque, ragazzi, voi dovete andare su Google e scrivere ProtonVPN download. Questo qua, ProtonVPN download. E dovete scacciare il primo perché... così scaricherete ProtonVPN download. Fate download for Windows o for Mac, il mio è un Windows, quindi fatto for Windows, l'ho già scaricato io, vi sto facendo vedere come scaricarlo. E niente, dopo lo aprirete l'app, vi apparirà questa cosa qua. E voi dovete fare il nuovo account, almeno che non ce l'avete già, io ce l'ho già il mio account. E qua dovete fare ottieni free. Qua mettete il nome utente, ok, fatto. Poi mettete la password, che è una a caso. Io sto mettendo delle password a caso perché ho già creato il mio account. Mettete l'email, @gmail, e poi mettete tutto il coso. Ok, e poi mettete tutta... e niente, mettete tutte le vostre email, dopo vi farà verificare la vostra email, vi arriverà un codice di verifica che dovete mettere nella barra lì e dopo avrete creato il vostro account. Dopo che avete creato il vostro account, voi dovrete andare su ProtonVPN e mettere i vostri dati. Metto un attimo il video in pausa perché sennò voi potete prendere i dati, quindi metto un attimo il video in pausa. Ok ragazzi, fate il login. Ecco, noi siamo qua. In questa pagina ci troviamo. Qua possiamo vedere tutto, le cose in cui... bella rega. E niente, ora noi intanto vi faccio vedere come saltare la coda su GeForce Now. Voi dovete andare, vi troverete in questa barra qua, a sinistra, in basso a sinistra, e dovete andare giù fino a che non trovate Irlanda. Ecco Irlanda. Dovete schiacciare la freccina giù e mettere IE hashtag 2 con la P grande e fate connetti. Ok, aspettiamo che si connetta. Guardate quanti popcorn ho, ma quanto sono ciccione. Tantissimo. Si è connessa. Sì, per noi. Tanto abbassiamo il volume. Quanto ce l'ho attivo, ma... oh! Minchia! Quanto avevo il volume alto. Comunque, dopo che avete connesso, ragazzi, voi potete andare già su GeForce Now. E niente, andate su GeForce Now. Oh, ho detto GeForce Now. Ecco, andate su GeForce Now. E aprite il gioco che volete. Ad esempio, io apro Hyperscape perché è il mio gioco preferito. Adesso vi farò vedere che non deve neanche fare la fila. O almeno la fila c'è, ma tipo 2 minuti, 5 minuti di aspetto. Quindi praticamente pochissimo. Adesso vi farò vedere. Aspettiamo che fa qua. Come vedete la mia connessione è abbastanza bene. Vedete, è abbastanza bene. Qua mi dice di disconnettersi dalla VPN e riprovare, ma non ci disconnettiamo dal VPN noi. Perché non ci disconnettiamo? Perché con il VPN possiamo saltare la coda. Tanto non lagga comunque, a meno che non avete un wifi di cacca. Beh, guardate, tempo di attesa previsto, 2 soli minuti. E quindi è pochissimo, ragazzi. Voi state qua 2 minuti, aspettate, e poi si apre Hyperscape.
Adesso ci vediamo appena si sarà aperto, ragazzi. Come vedete sono io, è tutto vero, sto muovendo io la cosa. Sto muovendo io questa. Apriamo per scrivere, ok? Come vedete, la chiudo, la riapro, la chiudo. Vedete, sono io, ragazzi, che sto muovendo tutto. Meno di un minuto già, quindi aspettiamo già, ragazzi. Easy. Poi stessa cosa qua. Forse Fortnite invece che 2 minuti ci saranno 5 minuti o 3. Perché Fortnite giocano più persone. Però è la stessa cosa, deve aspettare sempre poco. Invece se vado senza VPN. Ah, comunque, appena voi siete qua dove c'è scritto meno di un minuto, così, o appena avete connesso, c'è scritto così, voi andate su VPN e lo disconnettete. Così dopo va meglio la connessione. La connessione va meglio dopo. Lo disconnettete e comunque a voi va comunque, perché c'è scritto meno di un minuto. Adesso noi aspettiamo che ci apra. Ok, ragazzi. Allora, si fa tutto bene qua? Sì, ok, ragazzi, come vedete, qua sta andando, ha fatto già il percorso di caricamento, ha fatto tutto. Ci ha messo 2 minuti in croce. Mi è caduta una cosa, aspetta. Perfetto. Ok, qua sono su Hyperscape, ovviamente. Qua metto in pausa perché devo mettere le mie cose di accesso. Ok, ragazzi, ho messo le mie impostazioni di accesso, adesso si sta aprendo Hyperscape, come vedete. Io non voglio tagliare queste parti perché, comunque, vedete, sono io che muovo il mouse. Guarda, io posso stare anche qua. Come vedete, sono io che muovo il mouse perché così non muove nessuno. Invece adesso lo schiaccio. Quindi sono io che muovo il mouse. Adesso vado nell'angolino a sinistra, poi vado in quello a destra, adesso vado in quello giù e poi vado in quello di là. Adesso io vado su, ecco. Vedete, sono io che sto muovendo, ragazzi. Ritorniamo al centro. Vi ho dato la prova che sono io che sto muovendo il mouse e non è un video. Ecco qua, Hyperscape, ragazzi. Sono mangione comunque, madonna, ragazzi. Mangio un sacco. Come vi ho detto, non voglio tagliare le parti perché voglio che voi vedete tutto senza così, se no voi dite, mi hai ingannato, hai messo così. Quindi non metto in pausa così voi ci credete. Video. Primo comando questo, ok. Attendimento di connettiamo serve di Hyperscape, ok. Hello contender. Non Welcome voglio to the tutorial Hyperscape. via, ok. Ragazzi, sono io, come vedete, cappello e cogpile in basso a sinistra. Grazie a questo trucchetto niente fila, signori. Niente. Ora facciamo gioca e vi faccio fare una partita per farvi vedere che non lag. Facciamo solo individuale, così a caso. Guarda, vi faccio vedere che muovo io. C'è la freccia sul successivo e cambia quando faccio io. Aspettiamo che ci fa entrare, ragazzi. Welcome contender. We're playing solo crown rush. Ma che it's oh, up to cosa you vuoi and te? your weights to Tripet, vai survive via. all other contenders. Mannaggia ma... Oh, madonna. Se questo mouse mi dà dei problemi, di questo che esiste. Si impia con tutto. Sono io il capo. No, io voglio andare là sopra, però. Vabbè, dei lag li dà certe volte, ovviamente. Ma poche volte.
Come vedete adesso non sta già più la camera. Si è già rimesso tutto a posto. Ovviamente dovete avere una bella connessione, ovviamente, per giocare bene. No, non ce l'ho fatta. No, no, di poco, raga, di quanto? Come fanno? Come fanno, raga? Come fanno? Cioè, io non riesco ad arrivare là sopra. Guarda, tutti ci riescono, tranne io. Vabbè, sono scherzo. Tutti sono fissati per salire qua sopra. Ok, ragazzi. La partita sta per iniziare. Bella, raga. Ok. Ci buttiamo in una... Facciamo una partita così, tanto così siamo. Perché voglio far vedere anche che non lag. Andiamo nella prima città che vediamo. 0G-3. 0, vero? Si è scritto 0. Zergo, 0, 0. Ah no, 0, 0. Vuoi andare sul treno? Figo! Si parte così? Va bene. Chaotic waves. No, no, ragazzi, il teletrasporto voglio provarlo, però dai. Lo so che mi servirebbe in situazione di emergenza. Aspettate. No, ma non serve tanto, raga, mi sono teletrasportato. Guardate. Ma posso attraversare i muri? Aspetta, posso attraversare i muri? Eh no, infatti mi sembra strano. Era troppo easy. Allora, prendiamo. No, starma non mi piace. Onda d'urto, CC. Oh yes. Oh sì. Ok, bro. Rilevazione. No. Invisibilità me la prendo al posto del. Sectors will soon be collapsing. Del teletrasporto non serve tanto. Comunque io, raga, non ho mai provato l'onda d'urto, non ho mai capito che cos'è. Voglio provarlo adesso, tanto ce l'ho tante volte, posso usarlo. Ah, forse se lo metti tipo addosso a qualche nemico lo spinge via e puoi scappare, te, probabilmente così. Beh, riproviamo. Sì, lo metti addosso a qualcuno e niente, lui muore. Cioè, muore, viene spazzato via. Qua ci abbiamo tante altre. Vorrei andare sotto, mi scusi. Fondi, posso fonderla, perché se trovi un'arma uguale puoi fonderla. E diventa più forte. Ah, ma lui dove mi sto sparando? L'ho preso? Lo sto prendendo ma pochissimo. Oddio, raga, mi sta uccidendo. Devo recuperare la vita. Raga, non capivo da dove mi stavo sparando, attraverso il muro. Non ho capito. The viewers have chosen the pull down accelerator event. Ma? What? Posso sapere dov'è che non capisco? È l'aria. What? Dai, ci faccio la prima kill. Che bordello che ci fa dentro. Che bordello sta succedendo, ragazzi. The cooldown accelerator event is ending. Non mi vede. Proprio così. We're down to 50. Come sono sopravvissuto, me lo potete spiegare? Sono stato invisibile davanti a tutti, loro non mi hanno visto. C'è qualcuno, l'ho visto prima. What?
No, si è killato lui. No, ragazzi, sto morendo. Vabbè, abbiamo fatto una bella partita. Stavo per uccidere uno, ma me l'ha rubato. Vabbè. Niente, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Ditemi se voi ha funzionato. E niente, noi ragazzi, ci vediamo come sempre nel prossimo video. Lasciate un like. Bella.